Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Underlink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blaster. Ieri avrei detto che oggi si sarebbe fatta la sfida contro Super Felimon e Super Kankan, ma in realtà dal video che ho registrato in teoria ieri sono passati 4 giorni. E dopo svariati tentativi di provare a battere Kankan e Felimonio, mi sta venendo una depressione che voi non avete idea, perché è incredibile, ma effettivamente non riuscire a sconfiggere un boss in un videogioco mi fa venire la depressione. Più che altro perché la prima parte è davvero facile, ma davvero tanto. È la seconda che stai in quel piccolo quadratino e devi schivare i loro attacchi e non ce la fai e i compagni crepano ogni volta. Allora, che ho detto? Facciamo una cosa, prima che mi tagli le vene, ovviamente si scherza, per carità, continuiamo piuttosto la storia principale. Quindi continuiamo il capitolo 11, che ho visto essere bello lungo e quindi è meglio portarlo ad una fine. La squadra è molto allenata, come vedete ho Komasan B, Usapion e Jibanyan B, oltre a Sailornian, che comunque sia è la curatrice del gruppo, e quindi continuiamo. Però ovviamente non potevo continuare a giocare senza fare prima delle prove. Ecco, voi lasciamo perdere che se non ci fosse il limite di livello vi avrei già distrutto la vita proprio. Ora, ci sono ovviamente da affrontare Gattiva e Kabukicho, il grande Kabukicho! Ed è quello che affronteremo oggi, ovviamente l'avete già letto nel titolo. Poi affronteremo Gattiva e solo allora, immagino. Per fortuna non ci sono i limiti di livello, quindi posso anche essere al livello 99 e quindi fargli un mazzo tanto. Ma oggi andremo a fare Kabukicho. Ovviamente ho già provato ad affrontarlo e ho visto che è di una semplicità imbarazzante, davvero davvero imbarazzante rispetto a Yo-Kai Watch Psicospettri. Ovviamente su Psicospettri se hai una squadra di un certo tipo lo divelli in 30 secondi. Però qui comunque sia molto semplice. Signore e signori! Ecco a voi l'edico artista della Yo-Kai World! Il grande Kabukicho! Che bello. Dicevo, allora, battere Kabukicho è imbarazzante davvero. Perché è semplice. I suoi attacchi sono facilissimi da schivare. Non c'è davvero alcun tipo di difficoltà, tranne una piccola cosa. Sicuramente voi l'avrete già affrontato perché sarete andati più avanti di me nel gioco. Dato che io a parte non è che sia chissà quale pro a giocare, quindi nulla di che. Ehi, già? Prima l'occasione col cavolo che me l'ha data. Invece adesso sì? Si è colpito da solo per caso? Non lo so, non ho visto bene perché ero distante. Ad ogni modo, a un certo punto eccolo. Allora, stiamo vicino a lui. Dove appare il riflettore? No, non ci andare prima di me. Eccomi. Ha vinto lui. Mer. Praticamente che succede? Si accende il riflettore e se tu riesci ad arrivare al riflettore prima di lui, praticamente ti prendi tu la cura per la vita. Prima, solo due volte mi ha fregato, la prima volta perché non sapevo, ma dalla terza in poi ho capito che mettendomi vicino a lui ed essendo ovviamente più veloce, avrei potuto raggiungere il riflettore prima di lui ed è stato così per tutto il resto della battaglia. Ovviamente mi mancavano uno sputo di vita, gli mancava. E quindi alla fine ho deciso che dato che è facile, spegniamo e affrontiamolo in video. Ma ti levi? E porca miseria! Guarda, prima... allora, due volte prima pure, quindi in teoria anche stavolta solo due volte. E poi dovrei farcela sempre io, giusto? Ragazzi, sta andando malissimo. Ora che sto registrando va così male? Non può essere vero. Non può essere affatto vero. Dovrebbe andarmi bene anche ora che sto registrando. Gamba rotta. Pilotate il missile e contrattaccate? Quindi è quello che ha fatto prima? A rigor di logica dovrebbe aprirsi qua giù. Esatto, eccola qua. Che maestria sì, cavolo! Kabukicho, sei stanco? Ah, ti sei depresso? Energy Max. Perfetto. Come Kabukicho è davvero fantastico. Mi prendi per i fondelli, Capitan Sergente Quadro. Mannaggia a me.
Porca mercola, c'era prima lui. Cerco di non dire parolacce, però cavoli. Ti fai più te le tira fuori, eh. Certo che se però la luce te la mettono di riflettore proprio dietro a te, è normale che tu fai un passettino, hoppla, e stai lì. Che dici, Kabukiho? Che dici? Non è così? Ma perché non ti colpisci da solo con il tuo ombrellaccio? Vedete, più che altro la lotta non è che è difficile, ma è lunga. Ecco, allora, dove lo aprono? Dove lo aprono? Col cavolo che ci arrivi tu. Ti pensavi? Ritenevi giusto arrivarci tu? Invece no! Prima io. Ok, l'energy max è quasi carico. Attenzione, no, no, non stategli troppo vicino perché fa anche attacchi dietro di sé, No! Accidenti! Vabbè, quanto si è ricaricato. Grande Koma-san! Bella giocata di Koma-san! Dai, sta andando bene adesso. Stiamo sempre prendendo il riflettore. Gli stiamo facendo un po' di danni. Dai ragazzi, eccolo qua, è andato. Eccolo! Oh, Kabukiho! Per un attimo all'inizio dico, oh, ma che è? Non ci riesco? Prima tanto bene l'ho fatta. Quante me ne dai? Ah, 6500, buono! Ma è successo prima? Va bene che combatto solo contro alcuni boss, ma... Oh, accidenti, bello! Robonian non me l'ha mai data. La sfera gialla. Che bello, eh? È bello ricevere una sfera potente. Ma ora dovrei salire di rango? O no? Perché, insomma, Kabukiho non è che era pizza e fichi, eh? Per Gattiva! Quindi Gattiva me la dà per Kabukiho, ovviamente. Che poi, è strano, ho sconfitto Trisalamandra o Occhimandra, non ricordo chi dei due, tantissime volte e mi ha aumentato il rango. Invece sconfiggendo Robonian me l'ha aumentato una sola volta, ma l'ho sconfitto varie volte. Forse devo combatterlo altre volte, non lo so. Ad ogni modo, perché non cambiamo lo stile della casa, della caserma? Perché ci vogliono troppo spareoni. Bene, Kyuju, per questo video è tutto. Ovviamente ora la serie torna regolare fino a che il capitolo 11 ci permetterà di andare avanti. Vado a grindare un altro po', così almeno da portare tutti quanti a livello 80, o meglio Sailornian all'80, perché gli altri ce li ho già. Quindi porterò almeno Sailornian all'80 entro oggi, perché dovrei registrare un altro video in realtà oggi, di sempre di Yokai Watch, in modo da affrontare Gattiva e comunque sia avere Sailornian a livello 80, a più difesa, a più resistenza, a più punti vita, a più cura, e quando fa un piccolo attacco attacca anche lei e fa un pochino più di danni. Bene, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye!